Da oggi l'Aquila è la capitale del perdono, della pace e della riconciliazione. Sono queste le parole più importanti che entrano nella storia, tra quelle pronunciate, tra le tante pronunciate oggi da Papa Bergoglio in visita alla città, nel ridare finalmente il ruolo che la comunità della Chiesa libera, non di quella mondana, reclamava per il giubileo istituito da Celestino V, 728 anni fa. Si compie oggi un percorso che era partito proprio dalle intenzioni del Papa, che fece il gran rifiuto così sottovalutato e in qualche modo dileggiato dalla comunità non soltanto ecclesiastica ma culturale negli anni, e che oggi Papa Bergoglio, il Santo Padre, ha definitivamente riabilitato. Questa giornata storica è stata attraversata da tanti momenti che abbiamo documentato nella nostra telecronaca con Giustino Parisse e Angelo De Nicola. Giustino Parisse ha vissuto anche testimone in prima persona l'incontro che il Papa ha avuto a Piazza Duomo con i familiari delle vittime del sisma del 2009, visitando un cumulo di macerie, quello che è ancora la chiesa principale della città di San Massimo, ma anche lanciando un messaggio di speranza che va oltre il dolore. Fin quando possibile, Giustino. Sì, Papa Francesco stamattina ha cominciato appunto dalle macerie e dal dolore. E abbiamo sentito e abbiamo visto un uomo che il dolore lo conosce, è un uomo dolente, e tra l'altro l'abbiamo visto, era veramente, le sue condizioni di salute erano molto molto precarie, però lui è voluto venire come segno di vicinanza a tutta la nostra città. E questo è stato un segnale anche per noi di, come dire, andate avanti, perché poi questa è la parola chiave alla fine del suo discorso a Piazza Duomo, andate avanti nonostante tutto. Lui ha detto una cosa che a me ha colpito molto: guardate, io so che con le parole il dolore non si lenisce. Infatti non sono le parole a lenire il dolore, sono la presenza di questo Papa che è venuto qui da noi, ci ha accarezzato in qualche modo e forse dopo 13 anni ci ha fatto anche sorridere. Angelo De Nicola, è stata riabilitata in tutto dalla Chiesa la figura di Celestino. Ecco, questo è il fatto storico importante, quello che cambia anche il destino di una città, perché è stato assegnato all'Aquila un ruolo molto importante dalle parole di Papa Bergoglio. Sì, dallo Iemon Nanzi, che ha citato nuovamente Papa Francesco, alla capitale della pace, alla capitale del perdono. Papa Francesco veramente ha fatto una cosa storica qui questa mattina, quella foto, quell'immagine di sofferente, come diceva Giustino, davanti alla Porta Santa, in piedi, fuori dalla sedia a rotelle, per attraversare la Porta Santa da solo e riconoscere lo straordinario messaggio di pace che ha lanciato Celestino 728 anni fa, in questi drammatici giorni di guerra. Davvero ci dà una forza che parte dalla nostra commozione, quasi dalle lacrime di oggi, e ci fa sperare in un futuro che sia migliore per tutta questa nostra regione, che può sfruttare questa grandissima occasione. Abbiamo tutta una serie di congiunture epocali, compresa questa oggi straordinaria di Papa Francesco, che ci lanciano e ci danno delle opportunità. Starà a noi cercare di coglierle, perché questo regalo che ci ha fatto Francesco dopo quello che ci ha fatto Celestino 728 anni fa sono veramente dei regali straordinari, dei doni straordinari. Una giornata che è stata possibile anche grazie alla preparazione intensa che c'è stata da parte dell'Arcidiocesi con Monsignor Petrocchi, che è stato l'elemento decisivo che ha portato a realizzarsi oggi qui all'Aquila un momento di storia, ma anche una giornata vissuta in sicurezza grazie alle forze dell'ordine in assetto imponente ma discreto, e una giornata che si è vissuta nella gioia da parte dei tanti fedeli che sono arrivati all'Aquila in una giornata che sembrava caratterizzata dalla nebbia, che poi invece Papa Francesco ha acceso con il sole. I momenti più belli di questa giornata nella scheda collezionata da Antonella Micolitti. Una giornata
storica per l'Aquila e l'intero Abruzzo. Per la prima volta un Papa apre la porta santa della perdonanza celestiniana. Giubileo dei fedeli per la visita di Papa Francesco all'Aquila per la 728esima perdonanza. Un programma fitto con Papa Bergoglio che sfida ed è più forte delle sue condizioni fisiche, seduto su quella sedia a rotelle. Immagini tenerissime, ma il pontefice non si arrende per portare il suo messaggio di pace e di accoglienza alla comunità dei fedeli a Celestino V. In Piazza Duomo il Santo Padre prende la parola. Buongiorno e buona domenica. Mi congratulo con voi per come avete realizzato la Cappella della Memoria. Voi gente aquilana avete dimostrato un carattere resiliente. Una piazza che esplode quando Papa Francesco dice, in tipico dialetto aquilano: oggi qui siete segno di speranza nella ricostruzione umana e sociale. A tutti rinnovo il mio saluto. Benedico di cuore voi, le vostre famiglie e l'intera cittadinanza. Siamo anzi. Ossia, andiamo avanti. Poi il pontefice ha incontrato i familiari delle vittime del terremoto e i detenuti. È destinata a passare alla storia l'immagine di Papa Francesco sulla sedia a rotelle con in testa un casco di protezione bianco e argento realizzato per lui e donato dai vigili del fuoco dentro l'immenso silenzioso cantiere di Piazza Duomo. Sulla Papa mobile il pontefice ha attraversato il viale di Collemaggio per arrivare alla Basilica. Da qui l'Angelus è il momento più toccato. I tre tocchi e l'apertura della Porta Santa di Collemaggio. Nella sua omelia durante la messa ha parlato della figura di Celestino V, testimone della Chiesa libera da quella mondanità che non le appartiene. La pace, dice, si costruisce attraverso il perdono. In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delle vittime del terremoto, voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all'intera vostra comunità che con grande dignità ha affrontato le conseguenze di quel tragico evento. Oggi celebriamo l'Eucaristia in un giorno speciale per questa città e per questa Chiesa, la perdonanza celestiniana. Qui sono custodite le reliquie del Santo Papa Celestino V. Quest'uomo sembra realizzare pienamente ciò che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Finché non comprenderemo che la rivoluzione del Vangelo sta tutta in questo tipo di libertà, continueremo a assistere a guerre, violenze, ingiustizie, che altro non sono che il sintomo esterno di una mancanza di libertà interiore. Lì dove non c'è libertà interiore, si fanno strada all'egoismo, l'individualismo, l'interesse, la sopraffazione e tutte queste miserie.